poi dopo andiamo a tutti. Va bene, la faccio semplice, non troppo formale, quindi tanto ci conosciamo più o meno quasi tutti, quindi vado subito al contenuto dell'incontro, che è sui siti, i generatori di siti statici, e faccio una breve introduzione io, sono 3 slide e 4 chiacchiere, quindi prendo poco tempo rispetto all'intera serata che sarà gestita da Riccardo Stratozzi, il collega, che vi fa vedere gli aspetti più tecnici anche di realizzazione di un sito con queste tecnologie. E qualche considerazione iniziale. Allora, sono veramente 3 slide, ve le faccio vedere come carrellate e poi ci ritorno facendo qualche considerazione. La prima slide sui principi da considerare quando si realizza in questo caso un sito, ma secondo me sono principi generali di qualunque progetto informatico e anche di qualunque progetto in assoluto. Opzioni per realizzare un sito è la seconda slide, e sono opzioni orientate tra tanta delega all'esterno dell'infrastruttura e invece tanto controllo dell'infrastruttura da parte di chi gestisce il sito. E l'ultima slide è il trade-off tra delega e controllo. Quindi queste qui sono le considerazioni che volevo fare prima che Riccardo entrasse proprio nel merito, negli aspetti tecnici dei generatori di siti statici. Allora, i principi da considerare secondo me sono necessità, completezza, resilienza, sostenibilità, che alla fine si possono riassumere in un principio abbastanza noto, sintetizzato con la sigla KISS, Keep It Simple, Stupid, che è un invito a fare le cose nel modo più semplice possibile, perché questo approccio genera un sacco di vantaggi. Nella mia esperienza e nel mio modo di esprimere questo concetto ho individuato questi punti. Intanto un primo criterio è quello della necessità, cioè di utilizzare solo ciò che serve come strumenti. Cioè, se voglio tagliare una bistecca, prendo forchetta e coltello, non prendo il cucchiaio. Non mi serve, lo evito. Da questo approccio così banale poi si estende a tutto quanto, quindi tutto ciò che non serve va evitato, perché distoglie l'attenzione da quello che è veramente necessario. L'altro criterio è quello della completezza, cioè evitiamo il superfluo, ma ciò che serve va usato. Non si possono fare compromessi perché magari una cosa che serve non è disponibile, perché il compromesso genera dei problemi che sono solitamente molto più penalizzanti rispetto alla scorciatoia iniziale. Quindi la completezza è ciò che serve, usalo. La conseguenza è di non rinunciare a nulla che sia effettivamente necessario. L'altro punto, come principio generale, quello della resilienza nel tempo e in contesti diversi, detta anche robustezza, quindi la soluzione che si ottiene deve essere robusta. Qui un esempio concreto per quanto riguarda i siti è per esempio che un sito deve essere fruibile anche da uno smartphone o da una connessione lenta. Questo si è tradotto nei siti responsive, si traduce nel fatto di mettere la descrizione del testo come proprietà delle immagini. Sono cose banali, quindi non mi dilungo, però mi interessava mettere insieme questi principi con anche l'ultimo, quello della sostenibilità. È più di carattere economico questo, quindi quando si avvia un progetto, la regola principale poi alla fine è che il progetto deve realizzarsi, non deve rimanere nel cassetto o nelle chiacchiere sterili. Quindi la sostenibilità è il principio alla fine abilitante di un vero e proprio progetto che va a compimento. Significa che le tecnologie impiegate, gli strumenti impiegati devono essere alla portata economica, alla portata delle competenze delle persone che ci lavoreranno,
deve dare garanzia, insomma, di essere mantenuto nel tempo e non affidarsi, per esempio, alla presenza di un esperto, una presenza soltanto temporanea. Come mai ho voluto fare questo riassunto dei principi da considerare? Perché in effetti nei progetti informatici sia il successo immediato che il successo nel lungo termine spesso derivano dal rispetto di questi principi. Se il primo principio, se non usiamo soltanto ciò che serve, ma un sacco di cose inutili, il sito può diventare troppo lento, può essere vulnerabile, e uno dei fattori che vedremo è la vulnerabilità di siti dovuta a componenti di cui non c'è bisogno. Quindi se non si ha bisogno di un database, mettere un database aumenta la superficie esposta al rischio di attacchi, quindi il principio di necessità già suggeriva prima di non usare il database se non era necessario, e così via. Allora, vediamo anche nel realizzare un sito di qualunque genere, che può anche essere la pagina istituzionale di un comitato, di un'associazione o di un candidato alle elezioni amministrative di questo giugno. Ecco, nel realizzare anche soltanto una pagina, quali opzioni sono disponibili oggi? Ce ne sono tante. Quindi rispetto al semplice HTML possiamo utilizzare, qui si va da sinistra a destra, da un massimo di delega all'esterno dell'infrastruttura, al contrario a un massimo del controllo di chi gestisce il sito sull'infrastruttura che lo esegue. Quindi avendo una delega massima dell'infrastruttura si può mettere online una pagina, un sito o un portale utilizzando l'approccio as a service, cioè prendi dei servizi che ti realizzano il sito, che già ti danno lo spazio. E partendo dalle cose più semplici, poi si possono fare delle pagine Facebook accessibili anche a chi non è dentro Facebook. Parto proprio dall'approccio un po' più semplice, un po' più da neofiti. Quindi quasi tutti, anzi più gli ingenui sugli informatici che non gli esperti hanno una pagina internet, già gli ingenui riescono a farsi una paginetta su Facebook. Ecco. Il livello successivo può essere un sito con Google Site. Tra l'altro Google Site è proprio il servizio che Open Labs utilizza. È un po' una vergogna per Open Labs utilizzare Google Site, però è stata una vergogna ancora maggiore passare dalla perdita del sito perché l'infrastruttura precedente non avevamo energie per poterla gestire correttamente. Quindi siamo passati da siti ben più complessi con l'infrastruttura, l'ultimo dei quali era basato su Joomla. Siamo passati appunto dal sito in Joomla al sito su Google Site, non per una valutazione di merito che Google Site fosse meglio, assolutamente no, ma semplicemente perché in quella fase non riuscivamo a gestire la complessità pur relativamente banale di un sito in Joomla. Poldo, avevi un'osservazione? Sì, vabbè, si può inserire gli script in Google Site, cioè Google Site arriva a una complessità... Quasi come For Joomla o WordPress. Sì, pagando. O comunque intervenendo su tecnologia o proprio proprietaria. C'è della roba che si becca da un'altra pagina e poi tu chiami qua con play e poi tu chiami come funziona. Quindi. Volendo, diciamo che la puoi arricchire a livelli veramente di complessità notevole. Però il livello minimo per fare qualcosa di fruibile dal visitatore è quello di un'opera. Ecco, cioè con poco riesci con Google Site a fare qualcosa di fruibile. Se usi un CMS è un po' più complesso, ecco, la barriera si alza un po'. Poi un'altra opzione, sempre nell'approccio website as a service, può essere un blog su wordpress.com. quindi parlo di wordpress.com
.com il servizio, non il CMS WordPress che invece è nella parte a destra. Poi ho fatto il box mashup di servizi web 2.0. Cosa significa? Mashup è un po' un mescolone, un insieme, un collage di tecnologie. Quindi si può avere una presenza online per fare anche cose anche professionalmente efficaci, anche utilizzando una quantità di servizi mirati a un singolo scopo. Eventbrite è un servizio che pubblicizza eventi pubblici e fa anche il servizio di riscossione se sono a pagamento, per l'appunto l'abbiamo utilizzato per fare tutti i nostri eventi da uno o due anni a questa parte. LinkedIn, ho visto che molte aziende hanno nel proprio sito un link a chi siamo e c'è il breve profilo delle persone e poi il link a LinkedIn. Quindi si può dire che un servizio come LinkedIn è l'estensione del portale aziendale dal lato delle risorse umane. Ed è anche la nuova frontiera dello spam. Anche, infatti è un buon motivo per evitarlo, esatto. Io ho appena dato a un mio carissimo amico un VPS con sopra un 2008 server, perché c'è un plugin che gira esclusivamente su Windows, su Chrome, che serve a mandare tonnellate di mail a tutti i contatti, e quindi lui si è creato tipo 10 profili, tanto fino a 5.000 contatti si riesce a fare dal profilo, li fa gestire delle persone, questi spammano dalla mattina alla sera. Ciao, buonasera. Altri esempi sono Google Forms o Google Maps, che sono utilizzatissimi come servizi. Google Forms, per chi non lo conoscesse, è all'interno di Google, si chiama Google Drive ancora se non sbaglio, la funzione che estrapola da un foglio di calcolo le maschere di inserimento dati. È utilizzatissimo mi sembra quando ero nell'ultimo incarico come responsabile IT in un'azienda, ci arrivavano i questionari sulle statistiche nazionali, non dell'Istat, l'Istat ha un altro portale, ma mi sembra quelli sulla congiuntura o le indagini delle associazioni di imprese ricorrono moltissimo a Google Forms, che è un esempio quindi di mashup di servizi 2.0. Google Maps, ugualmente, dove siamo in qualunque sito aziendale, in qualunque nome, tantissimi, è semplicemente un widget di Google Maps. Quindi tutti questi sono opzioni che delegano all'esterno l'infrastruttura. Utilizzi as a service, come servizio, il sito fatto da qualcun altro. Andando a destra, invece, hai l'approccio voglio controllare l'infrastruttura su cui offro i miei dati. E quindi di solito ora semplifico molto, però semplifico alla fine anche di preparare l'esposizione di Riccardo. L'approccio è CMS, quindi Content Management System, cioè un bel software o un insieme di software, uno stack di software che gestisce i contenuti da presentare. E i contenuti in questo caso sono contenuti dinamici. Dinamici significa che significa due cose. Intanto non significa che il sito si muove, non è che è il sito dinamico dal punto di vista di interazione, questa è meno importante come aspetto. È più importante il contenuto dinamico, cioè i dati che vengono serviti sulle pagine vengono alimentati in modo dinamico da fonti esterne, da contributori, da autori di un sito dove ci sono molti autori, da uno stream di dati che può venire dal listino dei fornitori che un'azienda riceve, che poi a sua volta pubblica, da informazioni statistiche di N fonti. Quindi il concetto è che hai un database di dati che viene poi servito al pubblico su pagine dinamiche in cui il rendering della pagina non deriva da un codice HTML scritto una volta per tutte,
e quindi statico, ma deriva dalla combinazione dei dati del database formattati e esposti secondo le regole di un linguaggio di scripting. E qui quindi abbiamo CMS generalisti, WordPress nato come piattaforma di blogging utilizzato ormai anche dal sito del Comune di Milano, per dirne una, hai Joomla, un CMS nato per fare il CMS, ricchissimo di estensioni, Drupal, piuttosto quotato, se non sbaglio era gestito dal sito della Casa Bianca, se non sbaglio. Ha collaborato, però. E poi ci sono, sempre con approccio Content Management System, dei sistemi un po' più specializzati, quindi di nicchia. Civi CRM, che è un CMS orientato a associazioni o organizzazioni che dialogano con una base di utenza molto vasta. Wikimedia, chi non la conosce, è il CMS su cui si è costruito Wikipedia, ma anche tante knowledge base aziendali, quindi gli how-to di aziende che offrono un servizio di assistenza tecnica ai propri clienti, spesso viene realizzato proprio utilizzando un CMS e esponendo pubblicamente questi dati. E poi cito Coppermine, che è un CMS per le photo gallery, e da ultimo Odoo, che è un software gestionale di tipo ERP, che però, lo cito come esempio, ce ne sono tanti altri, hanno ormai una parte che espone sul web dei dati che spesso sono di e-commerce, ma possono essere anche di presentazione istituzionale. Quindi tutte queste sono le varie opzioni. Non ho citato invece l'approccio siti statici, o meglio, generatori di siti statici che presenterà Riccardo, che è appunto il pezzo mancante da questo panorama. Come scegliere quindi tra l'approccio delega dell'infrastruttura e l'approccio controllo dell'infrastruttura? Suggerisco di individuare alcuni parametri, quindi il parametro del costo, della velocità di implementazione, della responsabilità e così via, su cui ciascun approccio, in colonna quello della delega e l'ultima colonna quella del controllo, è caratterizzato da un valore. Quindi sul parametro costi l'approccio della delega all'esterno dell'infrastruttura produce un costo più basso o addirittura gratuito. Al contrario, se voglio controllare nelle mie mani l'infrastruttura, sosterrò dei costi più alti, sia il costo di hosting sia il costo dei consulenti. E via di seguito. Adesso non voglio rubare troppo tempo, Riccardo, come posso darti subito la parola. Su questa slide, non mi dilungo, è già disponibile online sul sito di Open Labs, e eventualmente vi mando anche in PDF, se volete la rendo disponibile anche in LibreOffice. Basta, poi intervengo eventualmente anche dopo. Cedo a Riccardo il tuo turno. Ok, grazie. Volevo iniziare facendovi vedere prima di tutto qualche sito. Allora, per esempio, questo è il sito del FOSDEM, che è, non so se sapete, un evento di incontro di programmatori open source che viene svolto in Belgio. In questo caso su GitHub troviamo il sorgente del sito, che è navigabile, modificabile. In questo caso non si tratta di Pelican, ma di un altro strumento che si chiama Nanoc, ma equivalente a Pelican. Un altro che volevo farvi vedere, questo Torino Tech Scene, che è ispirato a un omonimo per Milano. In questo caso una pagina che viene aggiornata ogni 4 ore e riporta tutti gli eventi legati all'informatica che hanno luogo a Torino. In questo caso è sempre un sito statico, in questo caso non è utilizzato Pelican ma Jekyll, che è sempre uno strumento analogo, e c'è uno script che
che lavora facendo il merge su GitHub, su cui ho stato il sito, e la cosa carina è che in questo caso abbiamo un sito statico, però il cui contenuto viene a un refresh abbastanza sostenuto. Un altro esempio, questo qua è la documentazione di un programma. In questo caso il sito statico è stato sia nella generazione ma anche nella fruibilità, perché viene aggiornato solo con la nuova versione. E il motivo per cui vi faccio vedere questo è che secondo me questo esempio è quello da cui è nato il trend che sta preso piede negli ultimi anni dei siti statici. Il problema principale di chi scrive software è la documentazione. Alcuni programmi come Python permettono di avere la documentazione all'interno del codice, così si spinge il programmatore, che in genere è un po' svogliato, a mettere dentro il codice la documentazione. Il problema però poi è questa documentazione tirarla fuori. In questo caso Sphinx è un motore che in automatico estrae i commenti dal codice e li organizza in un modo molto leggibile. Questo è il repository del software di cui guardavamo prima il manuale. A parte gli eseguibili, sotto la documentazione c'è il sorgente poi di tutto il sito web generato con Sphinx. Perciò ecco, la sigla RST è che in questo caso viene usato come linguaggio di editing, questo linguaggio che è stato sviluppato principalmente con Sphinx, che è Restyle. L'RST tra l'altro è possibile utilizzarlo anche con Pelican. Sphinx è un software che nasce per il codice scritto in Python, anche se poi viene usato di fatto da progetti anche con altri linguaggi. Pelican è anch'esso scritto in Python. Ok, allora questo staticsitegenerators.net è l'elenco di noti generatori di siti statici al momento disponibili. Cioè, quindi dei programmi che ti permettono, in modo più o meno automatizzato, difficile, con effetti fronzoli, di creare un sito web. Un concorrente di Pelican. Sì, sì, sì. Jekyll, quello che dicevi, è molto pubblicizzato da GitHub. Se quando si crea un nuovo repository, in automatico GitHub ti propone di crearti una pagina di documentazione con Jekyll. Jekyll è scritto in Perl, per esempio. Perl. Ovviamente, se dato che c'è molta scelta, consiglio di prendere uno che sia molto diffuso, vedere le funzionalità, i plugin, se le cose che interessano, e possibilmente un linguaggio che si conosce, perché se ci fossero delle modifiche da fare è sicuramente più facile che iniziare da capo su un nuovo con un nuovo linguaggio. Questo The Linux Kernel Archive utilizza Pelican, e qua è il repository del sito. Un altro, questo è un blog di un programmatore francese. Questa è un'impostazione molto classica, proprio da blog, pagine, foto, blog, articoli, e anche lui ha messo qua su GitHub il codice Pelican. Un altro esempio, questo è un esempio, diciamo, una grafica un po' più accattivante, però il principio è sempre lo stesso, con repository. Quindi, come in tutti i CSM, c'è una separazione tra lo stile grafico e contenuti. Perciò uno popola il sito con i contenuti, la grafica la mette invece viene impostata come regola di CSS. Questo come Drupal, Joomla, anche qui stesso principio.
questo era giusto per farvi vedere una carrellata di per farvi vedere graficamente fin dove si può arrivare. Poi ricordiamoci che abbiamo JavaScript, HTML5, quindi questi due strumenti combinati assieme permettono di dare un'illusione di dinamicità della pagina. Perciò sì, il contenuto non può cambiare perché è statico, possiamo solo aggiornarlo modificando, caricando, facendo l'upload delle modifiche, però da un punto di vista di fruizione utente sono molte cose che riusciamo lo stesso a ripetere in una esperienza quotidiana. Solo se volete caricare delle librerie JavaScript, su spettacolo, su cose del genere, su faccio cartellina, su le librerie. Sì, sì, sì. No, come? Cartellina, metto la libreria, sì, per giocare nel sito, oppure vado direttamente a... Come preferisci. Sì, sì. Cioè, puoi fare tutti e due i modi. Cioè, anche se devi usare dei fondi Google, o li carichi in locale, o sul server, oppure li fai il puntamento esterno. Se li metti sul tuo spazio devi avere lo spazio, ovviamente. Fare il link è un po' più rapido perché non devi fare l'upload e non te li devi scaricare quando ci lavori in locale. Però su diversi siti riesco poi a già saltare una cartella in alto, cioè ad esempio ho tre siti. Sì. Però carico le librerie solamente su uno, poi riesco a fare un altro. Per quanto riguarda i temi, sì. Sì, sì. Ma ecco, a questo proposito, parlando in senso stretto di Pelican, allora, quindi questo è il repository di questo sito qua. Tutto ciò che visualizzate dal browser è qui presente. Vabbè, come file... qua ci sono sicuramente delle impostazioni personali come editor config, cioè sono delle preferenze sull'editor, forse usa Emacs, Travis per fare il deploy. Ecco, per esempio gtagnor, questo lo consiglio sempre di compilare, segnatevi i file che non volete vengano caricati sul sito. Per esempio, se voi state editando un file, probabilmente a seconda dell'editor avrete un file di swap temporaneo. Se voi fate il caricamento usando Git, in automatico viene preso anche questo, se non lo specificate in gitignore. Il sito, questa è la home, abbiamo una cartella content che poi è possibile anche rinominare a piacere, che è il contenuto vero e proprio del sito, contenuto come testo. Sotto pages, questa è la convenzione di Pelican, ci sono le pagine stile articolo di Joomla o di Drupal. Quindi per esempio abbiamo pagina 404 per il not found. Quindi se io vado qua invece di enterprise sbaglio a digitare page not found. Sorry, but the page you're trying doesn't exist. Ed è esattamente il contenuto. Sorry, but the page you are trying to view does not exist. In questo caso, per la pagina 404 è proprio stato messo codice HTML. Per scelta, tutte le pagine sono state scritte in HTML. Però una scelta io direi anche discutibile, perché se usiamo uno strumento che ci permette di semplificare, perché non approfittarne?
in questo caso, in questo sito che ho scelto casualmente, Telegram viene solo usato come strumento di aggregatore. La formattazione viene la formattazione dell'articolo e l'impostazione di alcuni parametri HTML viene fatto invece proprio nell'HTML stesso e non con Pelican. Per chiarire, negli esempi che vi ho fatto vedere c'è sempre un i sorgenti sono ospitati su GitHub. Quando vi ho parlato del codice di progetti open source che hanno il proprio sito web generato come siti statici, spesso il sito è in una directory del codice stesso del progetto. Come vi ho fatto vedere class, c'è docs e poi lì c'è il sito che era generato con Sphinx. In questo caso, per tutti questi esempi qui, il sito è ospitato su GitHub sia per quanto riguarda il sorgente sia per quanto riguarda l'output. Ecco, GitHub in automatico per chi vuole pubblicare un sito permette di permette di usare il master gh github-pages. Quando uno scrive un codice, un programma, usa un sistema di versionamento e controllo del codice. Ed è possibile in questo versionamento mettere delle bandierine per indicare le varie versioni. Altresì è possibile creare una ramificazione, perché magari uno sta provando delle patch, quindi mette una bandierina a un certo punto e da lì fa delle modifiche diverse rispetto al ramo principale. Il branch non è nient'altro che il nome che uno assegna a questo ramo. Perciò se uno crea un progetto, ha il branch master, ossia il progetto principale, dove porta avanti lo sviluppo. E poi se crea un branch chiamato gh-pages, il codice lì contenuto sarà quello che GitHub visualizzerà. Posso fare uno scenario? Sì. Allora, mettiamo conto che io metta in hosting un mio virtual private server, decido se fare un Linux, un BSD, quello. Certo. Tanto per cominciare configuro il web server, metto su un Nginx, okay. Magari mi riservo uno o due virtual server di cui ho i domini, eccetera. E quindi stabilisco che il sito X è var www.x e il sito Y è var www.y. Sì. Tanto per cominciare magari entro in SFTP, ci copio dentro tutte, okay, tutte queste belle cosettine, ma da un'altra parte. Non l'ho detto. Da un'altra parte. Ecco, scusate, forse non sono stato chiaro, però il sito viene sviluppato in locale, compilato in locale, e poi l'unica cosa che è necessaria caricare è il sito compilato. I sorgenti no. Il fatto è che su GitHub ci siano i sorgenti e invece è più una questione di comodità, perché uno si crea il sito e dice sì, però se mi rubano il computer, se mi si rompe l'hard disk, se per sbaglio cancello tutto, almeno così rimane su uno spazio terzo indipendente e quindi salvo il mio sito. Il mio è uno scenario opposto, ovvero sia, per esempio, nella mia cartella home user avrò home user x coi sorgenti di x, home user y coi sorgenti di y, ci sarà un cron job che mi farà la compilazione magari ogni 8 ore per fare quella cosa bella di Torino, che se devo fare delle variazioni me li pubblica. Quindi in sostanza il Pelican è il compilatore di tutta questa roba, che sarà scritta in un certo standard, non so se in AsciiDoc si può scegliere lo standard, visto che ce ne sono tre, ho consultato. Ed è possibile quindi anche implementarli. Ma la mia domanda è, ammesso che io mi impratichisca in uno di questi standard, ammesso che riesca
a mettere fuori la bocca dall'acqua scegliendo uno dei template fra i 20.000 che ci sono in giro dopo aver perso una giornata consultante. Tentiamo che tutta questa cosa bene o male martellata funzioni, però mi pongo un problema di aggiornamento della pagina, ovvero sia, o mi metto nella logica che qualunque cosa, mi apro un nano, mi apro un Vim, eccetera, me la faccio io, o magari esiste un qualche cosa, what you see is what you get, da far girare come sessione X remota. Perché ho guardato un'occhiata, c'era per esempio su uno dei tre standard, non l'Ashidoc, quello che c'era in mezzo, Markdown o Restyle? Penso fosse Restyle. Andava per esempio a dire che su Macintosh c'era un programma di editor che gli tirava il plugin, eccetera, ed era l'unico what you see is what you get. Però lì non mi sono informato. Allora, penso sarebbe carino. Quello che usi per gravare, cos'è? Quello che usi per gravare. Da cercare, no, però non è what you see, what you get. Diciamo, per colmare il gap, perché la bellezza di WordPress qual è? Che io prendo un asino patentato, dico tu schiacci qui, schiacci là, fai un copia e incolla del tuo pensiero profondissimo quotidiano, schiacci e vedrai che verrà pubblicato. Ma dire al tizio che non ne capisce niente, sai, adesso apri Nano, poi fai un CTRL K per fare un copia e incolla della linea, CTRL X quando sei sicuro, oppure con Vim ti diverti, due punti, e quello dice è un UFO. Allora mi chiedo, ci sarà un qualche cosa che farà il bridging fra l'interfaccia brutale ASCII e un qualche cosa che sia intellegibile dalla sciura peppa, come l'inserimento proprio banale del contenuto nella pagina una volta che è stata preparata tutta l'infrastruttura. Come contenitore forse Pandoc, che ha dei servizi. Pandoc è un applicativo scritto in un linguaggio funzionale, non mi ricordo, che converte tra un formato e l'altro e tra uno e l'altro in realtà è una lista piuttosto estesa di possibili conversioni. Sì, no, tra l'altro c'è anche una difficoltà in più, che tu hai da un lato il tema e dall'altro il contenuto, perciò non è così scontato che si adatti. Cioè, una cosa che si può fare è dare magari una visione d'insieme, come la preview di Wikipedia, quando uno scrive, anzi tra l'altro in preview di Wikipedia forse adesso è possibile scrivere anche in modo what you see, what you get, quindi si può fare una cosa del genere, però non da avere già il risultato finale. WordPress ti dà già il risultato finale perché viene l'editor ti crea codice HTML che utilizza già il tema presente nello stesso frame. Qua invece non, in ogni caso dovresti caricarti il frame, lo stile. Quindi sì, no, qua non è così immediato. Però lo spazio tra i plugin che crescono, magari ho visto anche un progetto con il comunque per l'autore non proprio occasionale è abbastanza veloce padronirsi di quattro elementi, che è meglio che siano solo quattro, cioè che sia il progressivo e ma per fare una pagina diciamo nuda e cruda non penso che ci voglia più di mezz'ora o un'ora per impratichirsi, però per cominciare a fare una cosa sexy da vedere con quegli effetti che abbiamo visto prima, si deve passare per forza da un template voluto. Sì. Io sono passato una volta proprio mio un po' così da non sapere che qualcosina, quello, sì, no, non è proprio da neofita,
quello è vero. E, cioè, e sicuramente preso un po' di cose lucistica. No, sì, aspetta, sì. Allora, se hai il neofita che hai inquadrato, che fa il, l'autore degli articoli, magari il neofita che ti chiede, voglio che i miei articoli abbiano una frammentazione molto ricca, gliela studi, gli fai il CSS giusto, gli insegni come fare l'aggancio a quel, quello stile, secondo me il neofita va bene. A quel punto, una volta impostato, viaggia come un freno. Sì. Se hai un sito in cui sono in 10, 15, 20 a dare contributi, che c'è un turnover elevato, non puoi stare dietro al nuovo autore che ogni mese arriva. Quindi non è lo strumento giusto, ci vuole un CSS. Una cosa che ho visto sempre navigando lì con Pelican era che uno dei plugin che si poteva mettere era Discus. Sì. Che fa vedere tutti i commenti vari. Sì, ma infatti con l'HTML5 e JavaScript puoi, usando servizi terzi, avere anche un'interazione da 1.0. Perché alla fine lui è come se ti facesse una finestra su un servizio di un altro. Allora vi faccio vedere un attimo qual è il flusso di lavoro, prima di provare a generarne uno a partire da zero. Allora, questo è il sito aziendale di me e Andrea. Il sito ha questa struttura. Qua. Qui si vede bene. Sì. E quindi fondamentale è il file di configurazione, ovviamente pelican.conf, dove ci sono i parametri principali. Quando si crea un nuovo sito c'è uno strumento che ti aiuta a compilarlo in automatico, ti pone una serie di domande e ti mette subito le cose più interessanti. Da qui è possibile per esempio gestire e installare i plugin e i temi. Per esempio il tema adesso installato è nella cartella Team Bootstrap 3, perché abbiamo customizzato questo tema qui, che infatti fai una lesa, è un po' ok. Allora vabbè, bin, ecco, vedete la cartella bin e la cartella lib, perché ho in questo caso ho utilizzato il virtual environment di Python, perché uno può o installarsi sul proprio computer Pelican e le sue dipendenze, infatti funziona benissimo, oppure alternativa uno può utilizzare un ambiente virtuale di Python che non fa altro che scaricarti all'interno della directory, come se fosse una specie di change root sulla directory, in cui ti mette, in cui lì puoi anche installare tutte le dipendenze di quel bisogno. Il vantaggio di questo sistema è che se si ha un sito che viene usato da persone diverse, con architetture diverse, è più portabile, perché gli si dice già quale versione usare, si è sicuri che tutti usino la stessa versione. Magari uno può usare Debian stable, l'altro la Debian non stable, e il pacchetto presente magari è diverso. Oppure magari si lavora su siti creati da utenti diversi con quindi versioni diverse di Pelican, e non è possibile installare la Pelican di versioni diverse sulla stessa macchina, quindi così si taglia un po' la testa al toro. Da qui si vede l'estensione diverse di alcune pagine in MD. Sì? E REST. Sì. Sono i due. Quindi dimenticateci bin, tutto il sito che voi vedete sotto content 2016 è una cartella con i blog, articoli del blog del 2016, immagini sono
sono da caricare immagini, si possono caricare immagini che poi si possono utilizzare all'interno dell'editing. Pages sono le pagine principali, ossia gli articoli. Quindi la distinzione principale tra articoli e blog all'interno di Pelican. E poi c'è il file pelican.conf che vi ho fatto vedere e anche fab file, che è un file di configurazione di Fabricator. Non è necessario utilizzarlo, ma secondo me semplifica abbastanza il lavoro, quindi lo consiglio. C'è un video in mezzo alla release di Pelican, ma si inizia a sviluppare adesso con la release attuale. Sì. Faccio avanti, poi durante il tempo cambia la nuova release di Pelican, perché comunque gli aggiungono funzioni, trovano bacche, roba del genere. Sì. Quindi ho perso, cosa mi succede? Cioè, è retrocompatibile, un 4 è retrocompatibile, ad esempio. Con Python sappiamo che sì. Python 2.7 non è compatibile con Python 2.4, lì più che un problema a livello di contenuto, perché il contenuto è un linguaggio, che uno dei vari possibili linguaggi che uno sceglie, è immutabile come regole. Il problema secondo me è più a livello di plugin. Uno potrebbe avere un plugin che funziona fino a una certa versione, poi magari la nuova versione di Pelican cambia il nome della variabile, quel plugin non è più compatibile. Proprio questione di librerie che non ti conosciuto, o che sono ritenute sì. Aggiornate. È un rischio, sì. Cioè, potenzialmente c'è quel rischio, non hai nemmeno l'obbligo di aggiornare. Anche questo è vero. Sì. Cioè, non avendo. No, no, un attimo. Non hai l'obbligo di aggiornare. Come è il sito remoto? HTML. Il sito remoto ve lo faccio vedere si subito. Il fatto che si chiamino generatori di siti statici richiama un po' l'analogia con un compilatore. Esegui il locale, ottieni il risultato fa il push. Ecco, per chiarire ogni dubbio, quando io genero il sito viene generato nella cartella output, il cui contenuto è questo, ossia pagine HTML, qui ci sono delle directory con altre pagine HTML, le immagini e poi il CSS. Il problema di compatibilità. Io ho capito che devi caricarli su i file Python e poi vengono. No, viene eseguito in locale. Potrebbe essere che il tuo HTML non sia compatibile con browser, ma altra cosa. Io ho capito che mi restava sempre in la storia del generatore, perché dovevo compilare, cioè, sì. Compilare. Per farvi vedere un esempio, allora creiamo una pagina di blog, quindi vado su 2016. Ok, quindi posso creare una nuova pagina 2016 5 16 contro. Ma quanto spazio ti viene dato? In che senso? Su GitHub? Ma per i progetti open source GitHub non pone alcun limite. Perciò se uno ha un sito di cui pubblica anche il sorgente, potenzialmente non ha nessun limite. Poi non so se uno inizia a caricare anche dei video, poi quando ti bloccano, perché ovviamente immagino un abuso venga poi capito, però
uno può pubblicare un sito il cui costo eventuale è solo il dominio, ma non è nemmeno necessario pagare per il proprio dominio, perché GitHub per esempio permette per tutti gli account di avere una pagina di presentazione con un sito statico che si trova sotto nome utente.github.io. Perciò uno si crea un account e in automatico gli può caricare il proprio sito personale. E a quell'URL non deve nemmeno pagare per il dominio. Quindi, lo ripeto, l'idea era di avviare un laboratorio a partire dal sito di OpenLux. Postarci di sopra sì, finché non ha raggiunto la competenza dei contenuti non facciamo la migrazione, ma diciamo il sito di cantiere potrebbe essere ospitato su GitHub e lavorare insieme, fare un po' un laboratorio così tutto nostro. Ecco, qua c'è un esempio di formato RST, facendovi vedere per esempio. Allora, qui ho come informazioni il titolo, la data, i tag. Torno, prendo qua il sorgente, formato RST, quindi abbiamo in alto rosso il titolo. Il titolo è riconosciuto tale in quanto ha il cancelletto sotto. Poi una serie di tag, date è la data che mi pubblicava di là, tags, questi spam email sicurezza, non sono altro che questi tags, spam email sicurezza, category tecnologia, la categoria non è stata usata, autore, Andrea Rossi, quello non è stato usato. Quindi quando si creano degli articoli, gli articoli sono poi anche navigabili per tag, sono in automatico Pelican creando una struttura per tag. Se vado su email qua trovo tutti i tag, tutti gli articoli come tag hanno email. E poi in questo caso l'RST prevede per Ecco, questo anche non ve l'ho detto, Slug è l'URL, quindi l'URL è anti-spam introduzione, infatti anti-spam introduzione, .html diciamo di default come impostazione mette questa estensione. Ok, adesso nella stessa directory per esempio dobbiamo farvi vedere il formato markdown, e in questo caso è stato messo solo title. La differenza è markdown, ma forse è più chiaro se lo faccio vedere da qui. Allora, quindi l'RST prevede questo modo per scrivere i tag, mentre il Markdown prevede questo modo, come fosse un semplice dizionario, e poi a seguire il contenuto. A seconda poi del linguaggio che si sceglie, ci sono modi diversi per indicare i link. Per esempio, sul Markdown il link è aperta quadra, testo, chiusa quadra, aperta tonda, URL, chiusa tonda. Però questa è una proprietà, proprio una definizione del linguaggio Markdown. L'RST adesso non mi ricordo cosa usi, comunque. Due domande tecniche. Uno, e non ricordo il testo. UTF-8. Quindi piglia tutte le accentate senza dover. Sì. Seconda, se invece voglio fare un link interno alla mia pagina,
come ancora? Come ancora? Perché mi piace l'idea di limitarmi le pagine di loro, però non le ho ancora compilate. Hai le pagine al loro interno? Sì. Poi la navigazione delle pagine l'ho fatto. Come? La navigazione delle pagine l'ho fatto l'altra che qua. No, lo puoi fare, mi pare, omettendo semplicemente il dominio. Mettendo, se si mette il titolo o lo slug, in automatico Pelican, quando fa il parsing del contenuto, va a creare la a creare l'URL. L'unica, l'unica cosa, ecco, quando si inizia a lavorarci bisogna fare delle scelte. Per esempio, ecco, mi ricordo questa cosa del riferimento interno deve essere impostata all'inizio. O usi il titolo o usi il o usi l'URL. E quindi a quel punto converrebbe tenere tutti gli HTML prodotti in uno stesso folder. Ma no, io trovo come comodo. Cioè, Pelican consiglia una struttura di questo genere, di avere pages, gli articoli. Ma quello è sorgente, io parlo del compilato. Sì. In modo tale da. Se uno vuole fare dargli solo lo slug, no? Sì, in assoluto, probabilmente nella stessa cartella me li troverà sempre, se stanno tutti gli HTML nella stessa cartella. No, ma lui lavora, Pelican, gli devi solo indicare che è una cartella chiamata content, uh-huh. E lui fa il parsing di tutto il content. Sì, ogni articolo viene estrapolato, diventa un oggetto di Python, perciò ogni articolo viene, quando interpretato, assegnatagli delle proprietà che sono il titolo, la data, eccetera. Perciò lui in una prima fase fa questo, dopo va a sistemare l'URL. Ah. Sì. E quindi comunque garantisce lui la consistenza. Sì. No, non garantisce la consistenza, perché tu potresti fare un link a una pagina che non esiste. Mm. Se non hai creato quel titolo o non hai creato quell'URL. Chiaro. Cioè, se la pagina non è stata creata a priori, non, ovviamente non la può trovare. Certo. E, ecco, per farvi vedere un esempio di editazione, in questo caso Markdown come linguaggio. Qua posso segnare il titolo della pagina, quindi presentazione Pelican. La data posso indicarla volendo come date, oppure se gliel'ho impostato gli posso dire come data di prendermi la data che io ho utilizzato nel nome del file. Quindi in questo caso posso mettere la data, devo mettere 2016, maggio 16 del 2016. Potrei indicargli lo slug, ossia come visualizzarlo, softwareworker.it/ e lo slug. Però se glielo imposto posso dirgli di usare in automatico il nome del file come slug. Quindi in automatico mi va a prendere quella. Quindi poi testo ecco, mettiamo magari il link a Pelican, qui ho creato il mio articolo, salvo ed esco. Quindi adesso ho qua incontro Pelican. Prima di pubblicarlo, siccome io lavoro in locale, posso chiedergli di generarlo e verificare se lo sposti sulla cartellina di Apache.
quello che ci devo però prima compilarlo, perché adesso è ancora in formato Markdown. Poi la porti su, certo, sì, sì, sì. Su base da pace, cioè su. Ecco qua, presentazione. A me per lui non ha diciamo suo. No, Pelican non ce l'ha, come ce l'ha una server web. Quindi sai che è facile. Sì. Infatti guardate l'indirizzo in alto, tanto 27 per 01. E questa su More, quindi qua è l'articolo, ecco, vedete qua il link. Ha sbagliato a scrivere il link, perché adesso come link mi punta a una pagina sul sito stesso. Il discorso che facciamo prima. Sì. Che ovviamente non esiste. Lì ci voleva l'urlo, sì, per forza. Mi sembrava di averlo messo però. Quindi content 2016. E già, non avevo messo. In automatico lui me lo prende come riferimento interno. Allora, vediamo se adesso me lo sistema. Quindi presentazione Pelican. Adesso punta all'esterno. Quindi me l'ho dimenticato, perché come Markdown vuole un riferimento interno, metto solo lo slug, un riferimento esterno, protocollo, quindi HTTP, HTTPS, dominio. E quindi ovviamente voglio farvi vedere due cose. Se io vado sulla cartella di output, ok, quindi questa è la pagina che abbiamo visualizzato prima. Pelican, da quelle due righe che vi ho fatto vedere, aggiunge tutto questo di HTML. Ho suonato lui il soggetto di un HTML? Sì. Il metodo simpatico? Bravo. E il motivo per cui non ho aperto direttamente questa pagina è questo. Se io adesso apro con il browser la pagina che vi ho appena fatto vedere. Ok, ecco, sì, ma anche il CSS. Il motivo è che il CSS in questo caso viene perso. Viene perso perché l'URL, il link, ovviamente è rotto, perché lui va a cercare una risorsa che non esiste. Perché ovviamente il CSS non va a puntare sul file system, il file CSS, il file dello stile, ma va a puntare al CSS, allo stile presente sul dominio. Perciò o uso localhost, quindi lui trova sul localhost il dominio, oppure altrimenti per dei riferimenti. Quindi quello script che prima hai fatto girare è una cosa che avete sistemato un pochino, sì, voi artigianale. Sì. No, ma si trova tutto sulla pagina di presentazione di Pelican. Quindi qua spiega come farlo. Lì ho semplicemente fatto un richiamo per velocizzare per mail l'editazione. Ovviamente se vado su Software Workers qui non lo trovo ancora, perché adesso l'abbiamo visto in locale, non l'ho ancora caricato. Cosa significa caricarlo? Anche questo poi è automatizzabile, però io qua ho un repository nella cartella output che corrisponde al repository remoto.
quello che succede aggiungendo quell'articolo mi è stato creato incontro Pelican più questi altri file, sono stati modificati perché index long page, quindi per forza lì deve essere inserito l'autore, perché l'autore, io come software workers ho scritto un articolo in più, quindi sulla mia pagina deve comparire il link, archivio, l'archivio storico, l'archivio di tutto, eccetera eccetera, e le categorie tanto. Quindi semplicemente devo, per pubblicarlo su GitHub, aggiungere tutti i file che sono stati creati e poi fare il commit di tutte le modifiche. E a questo punto posso fare la pubblicazione su GitHub. Questi comandi che vi ho fatto vedere in modo esteso, ovviamente, utilizzando anche l'installer di Pelican, sono semplificabili affinché con un unico comando faccia tutto in automatico. Tornando un attimo al sito web online, facciamo il refresh, eccolo qua, presentazione Pelican su softwareworkers.it. Ovviamente se uso invece di un repository Git, uso come backend FTP, farò un rsync via FTP, o semplicemente posso usare anche FileZilla volendo. Ovviamente in quel caso non dovrò fare nessun commit, non dovrò aggiungere nulla di tab. Ecco, quindi questo è il workflow per quanto riguarda l'editazione degli articoli. Non so se avete qualche osservazione in merito, qualche dubbio. Aggiungi, quando ci sono più autori, il passo preliminare è quello dell'aggiornamento locale. Sì, ecco, se un sito è gestito da più persone, ovviamente bisogna lavorare tutti sullo stesso repository. Perciò, prima di fare una modifica, se ho un repository, presupponendo di avere un repository condiviso, mi scarico da internet il repository, lavoro su quel repository e quando faccio finite le mie modifiche allora lo ricarico. Questo ha anche indicazione del fatto che c'è un backup, cioè ciascuna versione locale è la replica dei sorgenti sull'hosting, o qualsiasi altro. Certo, quello là può cambiare version in inglese. No, ma qua c'è un problema. C'è un bel tar. No, qua c'è un problema. Permettiamo che io e lui e io stiamo lavorando. Allora, lui ci collega, tira giù, sì. Io mi collego. Ecco, tiro giù, tira su il suo modifica. Io poi quando vado a tirare sulla mia, lo ricopio. No, però ci sono le sue modifiche, io non ho tutto il certo, sei cross. Beh, ma se usi, allora, se usi uno spazio condiviso. Tutto, posso controllare se è stato. No, ma se usi uno spazio condiviso FTP è un problema. Se si usa invece un repository, si ha il blocco quando si fa la pubblicazione. Perciò è impossibile che ci sia un conflitto. No, se tu metti la tua giù, fai le tue modifiche. Dipende chi fa una modifica andando a lavorare su un file su un repository non aggiornato subisce il blocco, perché non è così. Sì, lo so, io decido il blocco, io blocco quel file. No, non viene bloccato il file. Il repository funziona Git in questo modo. Ogni modifica è l'aggiunta di un nodo. Sì. Perciò l'aggiunta di un nodo quindi significa che io ho una catena A, B, C, D. Ok, se io scarico il repository in questa situazione e aggiungo E, pubblico questo. Se dopo qualcuno sta lavorando su questo e scrive F,
questo gli viene bloccato perché il repository mi dice in automatico: no, non puoi mettere F, qui c'è già E, perciò devi dirmi tu cosa fai. Vuoi che, ma te lo chiedo in modo esplicito, vuoi che vada a sostituire E o ti metti come aggiunta E? Gli fai il merge? Sì. E quindi allora poi diventerà così. Non ti convince? A me interessava vedere invece, partendo dal prodotto nudo e crudo, l'installazione con il template. Ok, ma allora un'ottima idea. Allora. Perché lì è stato inserito un pezzo di blog, ma in un'infrastruttura che già era stata confezionata. Proviamo a fare così. Anche una cartella blog all'interno del progetto test. Gli dico di creare un ambiente virtuale all'interno di blog. Ok, cosa succede? Che adesso è quello che vi dicevo prima, l'ambiente virtuale di Python mi ha creato una specie di change root con bin, library e local e include. In questo modo io posso lavorare senza andare a pasticciare sul mio sistema. Tutto ciò che faccio è in quella cappella. Se non mi piace ciò che ho fatto, cancello tutto e non ho problemi di dipendenza. Per usare virtualenv devo avere installato Python e anche il modulo virtualenv di Python. Virtualenv è una cosa un po' ambigua, perché non è proprio Python puro, parte dall'idea di bash, di shell, perciò è un ambiente virtuale della shell, non è proprio un change root, però possiamo più o meno per dare l'idea che sia quello, una specie di virtualizzazione. Per attivare il virtualenv, bin activate. Ok. Per attivare il virtualenv, in pratica io gli faccio source bin activate. Questo qua è un file che è bash, quindi shell, che mi crea l'ambiente virtuale. Infatti adesso il mio PSI è diventato da così a così. Mi dice che sono nell'ambiente virtuale blog. Da qui poi gli devo installare, quindi con pip per installare Pelican. Ah, io lo devo installare, non solo Pelican. Come? Solo Pelican. No, perché è come se fosse un change root. Se non l'ho installato sul sistema, lui non me lo può rendere disponibile. E quindi in questo modo con pip, quindi il package manager di Python, posso installarmi Pelican. Allora, vedete, sì, certo. Lo molli qui a questo qui, cancelli tutto. Sì. Ok. Il repository, cosa usa? Il? Repository. Non un suo quello di pip. No, è proprio un se cerchi pip, c'è unico, non è geolocato. No. Oltre a questo, se voglio usare Markdown come linguaggio, gli devo installare anche Markdown, perché di default usa l'RST.
però anche qui lo installi in un attimo. E un'altra cosa comoda da installare è Fabric. Fabric ci può permettere di... c'è una serie di comandi da dargli, come per esempio per il, quello che il procedimento che vi ho fatto vedere per la pubblicazione. A Fabric posso dargli proprio l'elenco di comandi che devono essere fatti, così dico Fab, Publish, e in automatico mi fa tutto lui. Perché alla fine i comandi sono sempre gli stessi. Ok. Quindi così ho installato, questi qua sono i pacchetti essenziali. Posso anche aver bisogno di altri pacchetti Python, qualora utilizzi dei plugin che ne necessitano. Qua dipende da, ovviamente dal plugin. Pelican Quick Start è un comando all'interno del Pelican stesso che tramite una serie di domande mi dà la preconfigurazione di Pelican Conf. È molto semplice da seguire. Per esempio, dove vuoi creare il sito, lo creiamo in questa cartella. Il titolo, facciamo il test. L'autore, Riccardo. La lingua lasciamo in inglese. Non, no, qua non gli diciamo nessun prefisso, ma questo si lascia di default. 10 articoli sulla prima pagina, fuso orario, bon. Ecco, qua mi chiede anche di Fab file e il file di configurazione di Fabric. Io consiglio di farlo, di lasciare il default, di crearlo, questo a noi decidere se utilizzarlo o meno. Pelican è lo strumento che ci permette di generare l'HTML, però se ho proprio solo di generare l'HTML, sta a noi scegliere il modo per noi più comodo per gestire il tutto. Ecco, simple HTTP, e quando vi ho fatto vedere l'anteprima non ho usato Apache perché devi installarlo sul sistema. Simple HTTP è un server web integrato in Python, perciò qua lui mi installa lo script di avvio, con questo posso visualizzare l'anteprima. Ecco, se voglio fare l'upload via FTP, mettiamogli di no, SSH, no, ecco, anche Dropbox volendo, S3 Amazon, ecco, anche S3 di Amazon si può utilizzare come servizio. Ecco, pagina GitHub, diciamogli di sì. Ecco, come username GitHub in automatico, l'URL di cui vi dicevo, l'URL automatico è questo, username del proprio account github.io, perciò chiunque abbia un account GitHub può crearsi il suo sito a questo dominio. Quindi diciamogli di sì. Ok, quindi adesso il sito qua creato. Dunque posso fare una presentazione velocissima. Chiunque abbia installato un CMS si accorge che questo è più veloce. Che CMS significa almeno database e lingua inglese. Per quanto mi rendo conto che chi è un po' esterno al mondo di Linux, programmazione, si è subito un po' di complessità, però l'unico prerequisito è Python alla fine, per arrivare fin qui, mi sembra, in realtà, sì. Non ci sono altre cose. Poi in ogni caso, quello che vi sto mostrando,
lo trovate qua, cioè quello che vi ho mostrato finora è tutto compreso qua in docs.getpelican.com, quindi non c'è nulla di diverso da... Certo, ci sto saltando un po' nelle parti discorsive, però è proprio tale e quale. Ecco, in automatico mi ha creato, vediamo un attimo il contenuto. Quindi, vabbè, bin è dove è installato tutto il codice Python che io ho messo prima col pip, che se volete potete mettere anche sul sistema. Stessa cosa per lib. Il fab file ha creato, quindi questo è il file di configurazione quando uso il comando fab, se uso fabric per il deploy, che comunque consiglio. E poi mi ha creato, vabbè, qua su tutte le localizzazioni eccetera eccetera. Ecco, poi mi ha creato il mio Pelican Conf, ecco anche il makefile nella documentazione non viene molto citato. Sapete un po' Python, può essere utile vederlo per capire proprio che cosa fa Pelican, c'è qualche input in più, però niente, non è necessario. Allora adesso apro il Pelican Conf, quindi qua ha messo le risposte che gli abbiamo dato prima. Ecco, vediamo un attimo, vi parlavo di fabric, io posso dare il comando fab build, che build quindi genera, e fab non è altro che un'interfaccia, non fa altro che chiamare Pelican, che invoca Pelican, mi dice non ha trovato alcun file di contenuto, perciò ha processato 0 articoli, 0 pagine, e qui è terminato. Fab serve invece mi genera l'anteprima, che io posso andare a visualizzare sul mio browser. Quindi questo è il mio sito, il mio primo sito. Con il template. Template di default e installazione di default. Sì, giusto per... Qua, ovviamente Ctrl C per interromperlo. Quindi vediamo un attimo, Vim, andiamo con, editiamo content e facciamo about.markdown, title, primo, ecco il mio primo articolo, sperimentiamo. Ok, quindi adesso rifaccio fab, quindi rebuild, ricostruisci. Ecco, mi ha detto che non ha trovato l'informazione della data, quindi la voleva. Forse adesso avrà da dire sul formato. No, ok. Quindi ha elaborato un articolo. Vediamo cosa è successo. Ok, quindi ecco qua, primo articolo. Ecco il mio primo articolo, sperimentiamo. Non stiamo spendendo nulla di hosting. Invece con un CMS, pure acquistare database di HTML. Non stiamo rischiando nulla con le vulnerabilità su due componenti che sono il database e il linguaggio di scripting,
molto vulnerabili, quindi l'unica vulnerabilità, l'unica esposizione del nostro sito a dei rischi, di attacchi vari, bot del genere, è il web server.